pace e bene. Oggi vorrei raccontarti una storia. Un giorno, negli Stati Uniti, un povero ragazzo che vendeva della merce porta a porta per pagarsi la scuola, si ritrovò con un solo decimo di dollaro e aveva fame. Egli allora decise che avrebbe chiesto un pasto in elemosina alla prossima abitazione. Egli bussò, ma quando le aprì la porta una graziosa giovane donna si imbarazzò e invece di un pasto le domandò un bicchiere d'acqua. Ella pensò che il ragazzo avesse fame, perciò gli portò un grosso bicchiere di latte. Egli lo beve lentamente e poi le domandò: «Quanto ti devo?» «Non mi devi nulla», rispose la giovane. «Mia mamma ci ha insegnato a non farci mai pagare per un favore». Egli le disse: «Allora ti ringrazio di tutto cuore». Come Howard Kelly, il nome del giovane, lasciò quella casa, egli non solo si sentì fisicamente più forte, ma anche la sua fiducia in Dio e nell'uomo era più forte. Anni dopo, quella giovane donna si ammalò in maniera critica. I medici del luogo erano frustrati. Essi alla fine la mandarono nella grande città, dove chiamarono degli specialisti per studiare la sua rara malattia. Il dottor Howard Kelly fu chiamato per la consultazione. Quando egli sentì il nome della città da cui proveniva la ragazza, una strana luce riempì i suoi occhi. Immediatamente si alzò e scese giù nella sala dell'ospedale verso la stanza dove era ricoverata. Vestito nei suoi abiti da medico, egli andò a vederla. La riconobbe subito. Egli tornò alla stanza della consultazione, determinato a fare del suo meglio per guarirla. Da quel giorno, egli diede una speciale attenzione al caso. Dopo una lunga lotta, la battaglia fu vinta. Il dottor Kelly richiese all'ufficio commerciale di passargli la fattura per l'approvazione. La guardò e poi scrisse qualcosa sul margine e la fattura fu mandata nella stanza della ragazza. Ella temeva di aprirla perché era sicura che ci sarebbe voluto il resto della sua vita per pagarla tutta. Finalmente ella la guardò e qualcosa colpì la sua attenzione al lato della fattura. Ella lesse queste parole: «Pagato appieno con un bicchiere di latte. Firmato dottor Howard Kelly». Sì, il dottor Howard Kelly era proprio il bambino che tanti anni prima quella donna, allora giovane ragazza, aveva aiutato con un bicchiere di latte. Caro fratello, cara sorella, non stancarti mai di voler bene, di fare il bene, di amare. Chi semina largamente, largamente raccoglierà, ha detto San Paolo, spesso già in questa vita, già ora, e di sicuro nell'eternità. Che il buon Dio ti benedica.